Michael, put it up his ass. Well, the armor's thin. You bear! Hold on! Thanks, bro. Ciao a tutti ragazzi, qui è Viso, e qui è Manu, e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video dei blindati da combattimento. Allora, oggi è proprio un video, Manu. Sì, però penso è passato quanto? 4 mesi? Mamma cifra, a parte che non vediamo Manu sul canale da un sacco di tempo, quindi già di per sé è un evento. E poi finalmente è arrivato lo Sherman, Manu, il caro armato statunitense. Questo che è l'ultimo. No, perché l'ultimo volevo prendere quello sovietico. Ah, è vero. Però questo ve l'avevamo promesso che lo prendevamo, è uscito circa un mesi fa, okay. Io in edicola l'ho perso perché non arrivano più in edicola, raga, e quindi l'ho dovuto riordinare sempre tramite il mio edicolante. Abbiamo dovuto aspettare che tornasse, di conseguenza è passato un sacco di tempo. Però ogni promessa è debito, e quindi oggi scopriamo lo Sherman statunitense. Ragazzi, ma come sempre, prima di iniziare questo video, noi come al solito vi invitiamo a lasciare un grossissimo pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che sopra la testa di Manu vi lasciamo la playlist dei blindati da combattimento, dove trovate gli altri numeri che abbiamo fatto, e qui sotto il canale Telegram Visio TV, molto importante perché vi aggiorno sempre con una piccola notifica ogni volta che esce una novità sul canale, quindi molto importante. Allora, Manu, questo è il famoso carro, diciamo, che ha vinto la guerra, sì, se la vogliamo diciamo dire così, sì. In realtà ce ne servivano 4 per distruggere un Tiger tedesco, però se ti ricordi il film Fury, quello con Brad Pitt, è proprio lo Sherman statunitense che utilizzano nel film, quindi sicuramente proprio uno dei il protagonista assoluto insieme all'altro, sì, all'altro diciamo Tiger. Diciamo del fine guerra. Sì, adesso li mettiamo a confronto peraltro, quindi li mettiamo vicini perché insieme secondo me saranno proprio belli. Spostiamoci sotto. Allora, Manu, pronti? Eccoci qua. Finalmente. Sì, questo è più leggerino. Vabbè, giustamente, Manu, quando poi iniziano a uscire tanti numeri, iniziano a diminuire i costi. Allora, blindati da combattimento, il numero 16, l'M4A3 Sherman 76 mm. Immaginissimo, no? Esatto, la canna del cannone. Sì, sì. In realtà è il calibro, no? Ok. Scala 1-72. Dobbiamo ringraziare tantissimo Roberto, perché come al solito ci scrive su Instagram, e Manu, sì, sì, e ci racconta sempre un sacco di cose. Mi ha raccontato addirittura che questi carri, Manu, erano praticamente tutti battaglioni afroamericani che scrivevano il loro nome sul portellone del carro. Ovviamente, Manu, immaginate quanti ne sono morti, certo, considerando dal fatto che, come dicevamo proprio in apertura, per distruggere un Tiger servivano 4 Sherman, quindi vuol dire che uno su 4 tornava a casa, gli altri, certo, purtroppo non tornavano. Quindi insomma, pensate un po' che doveva essere. Eccolo qua, lo Sherman, peraltro è bello, devo dire, Manu, sì, secondo me a livello estetico è carino, però effettivamente era anche più piccolino. Sì, ma poi era una lattina, certo, in confronto ai Tiger che erano super corazzati, quindi soltanto se gli sparavano da dietro riuscivano a perforare la protezione. Detto anche nelle altre uscite. Assolutamente sì. Qui abbiamo diverse livree sempre per lo Sherman, ovviamente con la stella degli USA. Prossimo numero, questo è l'anfibio, Manu, sì, l'anfibio da sbarco dell'esercito tedesco. Indovina dove rimane? Questo rimane in edicola, ovviamente. È possibile, questo, sì, questo, ovviamente. Allora, andiamoci ad aprire lo Sherman. Allora, Manu, magari se qualcuno ci manda una foto di come procede la collezione, magari tutti vicini, noi ci fa piacere. Sì, Manu, sai che io ho trovato già, c'è una piccola differenza. Qui non c'è più lo sfondo. Ah, proprio il risparmio, ma siamo sicuri che non lo so. Non lo so. Allora, il problema è questo, non lo so se manca a noi o se in realtà è proprio così. Devo essere sincero, non lo so, però era chiuso nel cielo, Manu, quindi non credo. Tutti così e questo no. Non lo so, magari lo scocciale ce lo vorranno sapere da casa. Eccolo qua. No, secondo me questo, Manu, te lo dico io, basta, sembra come che è stato richiuso, perché sto scotch è strano, no? Ma non c'era pure altre volte, sì, Ma non me lo ricordo. Comunque, ragazzi, mi raccomando, fatecelo sapere se anche al vostro mancava qua pure la plastica. Vedi, Manu, sì, è un po' sporca, Vabbè, poi quello gli diamo una pulita. Comunque, questo è il problema pure di prima edicola, perché non te li puoi scegliere. Esatto, è un problema. Esatto, abbiamo dovuto aspettare pure tantissimo. Sì. Allora, io vedo anche la basetta leggermente più scura. Sì. Vero? Questa è un'altra collezione proprio. Sì. Allora, M4A3 76 mm, 761esimo tank battaglione, quindi battaglione carro.
Ok. Task Force Rhein, Germania 1945, perché ovviamente è stato lì schierato in Germania. Ok, bello Manu, vedi ci sono tanti dettagli che poi noi non conosciamo benissimo. Vedi ci sono anche le scritte. Ecco, di questi qui dovrebbero essere i nomi di chi pilotava il carro. Sì, assolutamente, il battaglione che era sul carro. Comunque i dettagli, Manu, anche se tanti, la collezione sembra differente. No, no, sembra proprio fatta da un'altra casa. Sì, sì, però guarda, qua abbiamo questa mitragliatrice, Manu, che secondo me è proprio... Come la tocchi? Sì, sì, sta più di là che di qua, in realtà, come si dice a Roma, quindi la vedo molto, molto fragile. Comunque sì, guarda, ci sono tantissimi dettagli, peraltro anche tra l'altro colorati anche bene. Ben perché... colorati, sì. Peccato sta mitragliatrice, la vedo leggermente... A banana. Impennata, sì, sì, peccato. No, pure fa leggermente verso sinistra, se la guardi da vabbè, dai, quello perché, capito, spara un po' a effetto. Comunque, il carro è proprio bello. Guarda, qua c'è scritto Manu, sergente, Cardel, sai che è dalla... Cardel, sì, sergente Cardel Giulia. Poi qui c'è scritto cool, non riusciamo a leggere benissimo, però comunque sono dei dettagli secondo me veramente molto interessanti. Qui abbiamo la stella ovviamente americana, e quindi sì, ma non c'è stava, questo qua lo dovevamo proprio mettere in collezione. Non so se leggendo hai visto qualcosa di particolare. No, il motore da 500 cavalli alimentato a benzina. Ok, quindi penso che bello. Consumava poco. Forse penso 50 metri con litro. Sì, sì, però guarda, il carro vedi in mano, il cannone si muove pure abbastanza cannone bene. Cannone M1A1C da 76 mm e 53 calibri, che spara proiettili con una velocità di uscita di 900 metri al secondo. Ok, quindi... però è un cannone piccolo rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Guarda, Manu, mo te faccio vedere perché me lo sono ovviamente preso. Eccolo qua, questo è il Tiger 6. Come puoi vedere, Manu, è decisamente più tosso, sì, quello là. Tre volte forse. No, vabbè, tre volte no, però due probabilmente sì. Facciamo vedere proprio le dimensioni anche dall'alto. Vedete, forse no, come lunghezza forse è leggermente più lungo dello Sherman, però... quello tedesco è più largo. Quindi, Manu, questi sono proprio gli assoluti protagonisti della seconda guerra mondiale. Appunto nel film Fury, proprio loro cercano di sconfiggere un Tiger, che quindi è proprio questo qua che vi stiamo facendo vedere. Quindi, Manu, ti devo dire, sono contento di averlo preso. Sono contento poi che me l'hanno segnalato, perché giustamente se non era per loro la voglia aspettava. Comunque è veramente fatto bene, pieno di dettagli, ragazzi. Sì, sì, no, sotto questo veramente punto bello. Di vista la collezione, l'abbiamo detto, non si può veramente dire nulla. Raga, come sempre, mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate con un bel commentino qui sotto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito vi invitiamo ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate uno Sherman al posto del like. Vi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto questo carro, se state continuando la collezione e se avete preso questo nello specifico. Sempre un bel commentino qui sotto. Noi vi diamo appuntamento, come ci siamo detti, con quello sovietico, perché diciamo giustamente l'ultimo. Sì, dobbiamo prendere alla fine, se ci pensi, il vincitore della guerra, perché è quello che da poi alla fine da Mosca è ripartito e è arrivato fino a Berlino, quindi assolutamente lo prenderemo. Anzi, ringraziamo ancora una volta Roberto, e se qualcuno di voi ci vuole far sapere quando esce il carro sovietico, ci sarà un piacere, perché lo dovrò sicuramente ordinare da prima edicola. Qui da Visio, da Manu e dallo Sherman è davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao ciao, ciao, ciao.